nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. Questo programma è offerto da Schroders. Bentrovati da Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra stangata su banche e assicurazioni. Banche si avvicina il novembre nero. Banca Mediolanum, un master per i family banker. Unicredit, Filippa, Head of Markets Italy. Gestori, colpo grosso da UBS a PIMCO. BlackRock, i numeri del gigante battono le stime. Grande finanza nel mirino del governo. Saranno banche e assicurazioni a pagare il conto più salato della legge di bilancio. Per le prime la minaccia è la revisione delle detrazioni sugli interessi passivi e il trattamento fiscale sulla svalutazione dei crediti, mentre per le seconde le modifiche alla normativa sull'RC auto con l'eliminazione di premi maggiorati nelle zone più a rischio. Prima gli stress test del 2 novembre, poi i conti del trimestre. Novembre sarà un mese molto delicato per le banche europee e italiane. Le previsioni su Unicredit, Intesa San Paolo, Banco BPM e UBI sono confortanti. A finire sotto pressione sono però gli istituti più vulnerabili, come Carige. Tra il 5 e il 9 le trimestrali diranno quanto ha inciso lo spread sui bilanci. Il Family Banker è il cuore del modello di Banca Mediolanum. Per questo l'istituto ha lanciato la prima edizione del Professional Executive Master in Family Banking, un percorso formativo per l'avviamento alla professione di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. La didattica seguirà i requisiti di conoscenza ed esperienza previsti dalla direttiva MiFID II. Rivolto a neolaureati o laureati in discipline economiche, l'Executive Master è costituito da una componente di studio e da una di training on the job. Nomina di rilievo per Unicredit. Luca Filippa è il nuovo Head of Markets Italy all'interno della divisione Corporate Investment Banking. Filippa curerà le attività di markets in Italia, con un focus sullo sviluppo della strategia verso i clienti. 46 anni, bocconiano con un'esperienza in investimenti alternativi, in precedenza ha lavorato a Goldman Sachs, Credit Suisse e Barclays Capital. PIMCO, uno dei principali gestori di investimenti a reddito fisso del mondo, ha assunto Erin Brown come Managing Director e Portfolio Manager. Professionista con 16 anni di esperienza negli investimenti, di recente ha guidato l'asset allocation per UBS Asset Management. Per PIMCO si concentrerà sulla crescita delle strategie multi-asset più tattiche dell'azienda. Ottima trimestrale per BlackRock. Il gigante americano batte le stime degli analisti con un utile rettificato che tocca quota 1,2 miliardi di dollari. Aumentano dell'8% le masse gestite anno su anno, con 11 miliardi di dollari di afflussi netti trimestrali a lungo termine guidati da iShares. I risultati evidenziano la resilienza della nostra piattaforma differenziata e la nostra capacità di generare crescita organica, anche di fronte a importanti ostacoli del settore. E questo è il commento di Lawrence Fink, presidente AD della società. Passiamo al consueto consiglio del giorno offerto da finanzaoperativa.com. Il titolo della giornata è Tamburi, con un'apertura intorno ai 5,79 euro. Per Banca Akros vale un buy con target di 5,90. La partecipata Tipo e finanziaria Mariano Guzzini hanno siglato una lettera di intenti per la cessione del 100% di Guzzini al gruppo svedese Fagerhult. Ecco la migliore e la peggiore performance nella categoria dei fondi comuni aperti retail quotati in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica odierna un prodotto di casa DWS, mentre la maglia di peggiore di giornata spetta JP Morgan. Qui da Blue Rating News è tutto, alla prossima! Nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola.